to make your worries go away. Enrico De Meo ha come Amleto l'Amleto di Shakespeare messo dentro un frullatore, fatto girare, però poi il cuore dell'Amleto è quello. Eh sì, il cuore in qualsiasi maniera rimane dell'Amleto. Quello che ho cercato di fare è portare l'essenza dell'Amleto per dei ragazzi giovani e cercare di fargli capire tutte le emozioni che potevano provare, cioè il turbamento di essere traditi, il turbamento di sentirsi soli al mondo, poi magari te lo dirà anche Amleto stesso, i sentimenti quelli potenti, l'odio, la vendetta, l'amore, il dolore per quello che non si riesce a capire, un po' questo. Gianluca Cucina, nemmeno Dio sa come mi sento, ecco, come si sente Amleto in questo come Amleto? Si sente turbato, non è sicuro di quello che prova fino a che non vede lo zio che, diciamo, si impallidisce davanti allo spettacolo che gli amici di Amleto ritraggono, diciamo, fanno. Quindi potremmo dire che fino a quel momento lui è turbato tra scegliere, anche indeciso, tra scegliere di seguire lo spirito che potrebbe portarlo a una vendetta sicura o anche a essere dannato a vita, come dico nella scena, o non seguirlo e quindi continuare a farsi queste domande. Sceglie lo spirito quando capisce che lo spirito aveva ragione, non era un demone ma era il padre vero e proprio. Quindi diciamo che l'inizio è principalmente una domanda sulla strada da scegliere e la parte finale, diciamo, che è il modo in cui si finisce questa strada, il modo in cui arriva la fine poi tragica. E poi l'essere e non essere è completo, cioè c'è tutto, l'agire e non agire, la voglia di seguire una strada o non seguirla e trovarsi proprio a un bivio della propria vita. L'essere o non essere di Amleto è proprio che devo fare, è una richiesta, che devo seguire, il mio cuore o il mio intelletto, il mio istinto o che altre parti di me. Quindi un po' questo, un po' quello che poi ci accomuna tutti, non sappiamo mai quello che dobbiamo fare.